Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con A Way Out in compagnia di Matthew2887. Ciao a tutti ragazzi. Allora, dobbiamo fuggire. C'era un elicottero nei dintorni. Dove andiamo? Sinistra o destra? Sinistra più difficile sembra. Proviamo sinistra, dai. Un po' di parkour. Trova Vincent. Trova Leo, non mi dice. No. L'ho trovato, c'è qua di fronte. Ah, non possiamo perderci più di tanto, ok. Distanziarci più che altro. È stata una fuga abbastanza tranquilla fino all'ultimo, che è andato un po' tutta a merda. Colpa di quel cazzo. Eh sì, vabbè, però momentaneamente, ok. Ora ci sarà quel cazzo di elicottero che darà dei problemi. Non mi arriverà anche il cane. Oh shit, cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Sbirri dappertutto. C'è da mettere KO qualcuno qua. Ce n'è già uno davanti. Sento anche l'elicottero. Sarà nostra amica l'erba alta. I don't think they'll see us in the bushes. Presumo. Better than expected. Sì, sì, sì. Infatti, veloce. Io ti ho già perso, Daniele. Vabbè, con. Dove cavolo sei? Dove cazzo sei andato? Sei più avanti, rimani imboscato, Matti. Aspetta, prova a cercarne uno. Ah, ce l'hai vano, l'ho detto visto. Ok. Sbam. Ma una pistola magari? No, eh. Aspetta che andiamo giù insieme. Ma di qua non scende. Non possiamo saltare. Ma cazzo. Occhio, eh. Sì, sì. Merda, c'ha il l'indicatore della curiosità. Lo stato d'allerta si è attivato. Okay. Occhio che ci vedono anche se non ci puntano il direttamente alla luce. Proviamo a aumentare un po' la velocità qua, così. Ecco, dove sei andato te, Matti? Sono qui in cattedrale. Ok. Appena appena dietro. Ok, ce ne sono due lì però, eh. Questo lo butto giù, non dovrebbero individuarlo da qua. Ok. Occhio. Ti faccio spazio, Matti, se sei dietro di me. Che cazzo. Cosa è successo? Sta arrivando uno giù di lì. Aspetta. Dove sei te? Non ti vedo più. Okay, non c'è spazio. Ok. Qua ce ne abbiamo due, Matti, dobbiamo fare insieme. Conviene. Aspetta. Ti aspetto. No, dove sei? Tu dici giù. Due. Conviene fare questo qua, Dani. Ah, non l'ho visto. Quello è tuo. Perché ce l'ho che punta verso di me. Dove sei ora? Sono sempre qua giù. Sulla tua destra. Giù. In un cespuglio. Ok, ho visto. Ti aspetto. Allora. Mi vedi? Sì, io prendo quello sulla destra, dimmi quando ci sei. Io a sinistra, andiamo. Ok. Ok. Non male. Senti i cani? Ok, sì. Damn. How many cops are out here? No clue. Just keep your head low. Dobbiamo passare per forza di qua. Eh sì. Ce n'è uno. Quante ce n'è di tre? Un fottio, Matt. What about there? No, I need you to get Johnson over there. Vice and Johnson, we're gonna need to. Dobbiamo andare dritti, Dani. I've requested backup from the sheriff. Alright, I'll send Johnson. Sto merda.
Ok. C'è Matti? Sì, sono qua dietro. Ah, ok. Non so se a volte correndo ti possono sentire, boh. Sì, secondo me sì, io ho accelerato ma poi ho diminuito all'ultimo. Ma sembra libero qua. Non avevo visto una luce invece. La cosa del gioco. Vabbè, acceleriamo un pezzo. Guarda quanta luce che c'è da qua. Dobbiamo attraversare il ponte. Un casino. Ce n'è uno o due? Sì. Visti? Come ci muoviamo qua? Io destra, tu sinistra? Non lo so, perché io qua mi dà la scaletta. Ah no, mi devi... Sì, uno deve salire e l'altro poi fa da quella. Io sono già qua solo. Vieni da me. Aspetta. Ti mando su o viceversa, come vuoi. Sì, arrivo. Eccolo. Ah no, ho cazzato. No, vedi che salivi. Allora aspetta che devo andarvi. Devo andarvi là, Dani. Aspetta. Sì. Sennò se tu sali ti vede quello. Dimmi te. Aspetta. Dimmi te. Io sono già vicino. Tu sali un attimino, mettiti dietro il coso. Ok. Al 3, eh? Sei pronto? Sì. 1, 2, 3. Ok, mi è andata. Pistola? Cioè, questa uscita da nascosto. No, mi sembra una pistola. Proprio... Non ho capito. Sì, non è proprio il top. Esce quando... un po' scattoso. Sì, non ha. Non è fluido per uscire dalle coperture. Di sicuro qua ce ne saranno per forza. No turning back now. Of course not. Tutto sto casino. E qua come facciamo a passare? Dico io che dobbiamo fottere una macchina sicuro. Questa qua secondo me. No. Ah, perfetto. Allora, passa sotto il ponte. Scusate ragazzi, passa sopra al ponte stile di Leo, passa sotto al ponte stile di Vincent. Cosa facciamo? Ma io direi stile di Leo, dai. Un po' più... Cosa dici te? Buttiamo tutti e due lì, dai. Vai. Pronto a ucciderlo? Sì, ci sono. Vai alla guida te, Matti. Ti do la responsabilità di... Vediamo se non decide da solo il gioco. No, non credo. Caro mio, è stile di Leo, mi dispiace. Fanculo, non volevo guidare. Allora, accelera, freno, vediamo un attimo. Come on, move already. Be careful, we're gonna get caught. Stay cool. Stay on course. You got this. Right. You got this. Watch out for that car. Damn it. Got any other bright ideas? Relax, I got this. Concentrate on staying out of sight. I have a bad feeling about this. He's too close. Just keep your head down and relax. Fine. Don't do anything stupid. Nani, vai tutto velocità. Who's in that car, huh? Vai tutta velocità. Via. Okay. Ci siamo, Matti, siamo in ballo, tocca. Merda. Ho visto che stiamo ballando. Mi sa che era meglio stile Vincent. Sì. Era un po' più sì. Tranquillo, soft. Sì. C'era poco da fare lì, ci avevamo beccato.
No, i cani no, cazzo. Andiamo avanti, parkour. Io non ti vedo, Dani, dove siete? Non lo so. Ci correndo. Siamo divisi. Sì, sì. Vediamo che passano da te, cani. Io li sento dietro, però. Via, 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 via. Certo che si urlano così. Ah, cazzo, eravamo... Ah, ha preso il braccio, Matti, aiuto. Che merda, sei andato via. Sei un bastardo. Come faccio ad andare via, scusa? Perché ero davanti a te, scusami. Sì, ma è sorpassato. Sta arrivando, Matti, eh. Pigliami, eh. Spero di sì. Ganzissimo. Ma perché? Ma perché ho schiacciato tardi? Ma vai a fanculo. C'è stato un attimo di silenzio. Sì. Tipo su spazio, infatti. Avevo il dubbio di non riuscire ad arrivarci. Però va bene. Ok, allora. Ho schiacciato tardi. Tutti e due insieme mi sa che dobbiamo schiacciare, vai. Ok, a sto giro l'ho preso. No, era abbastanza semplice la cosa. Ok. Però era bella, dai. Sì, siamo stati zitti perché c'era un po' il dubbio, infatti. Va bene. Perché ero convinto che la rotellina si completasse un po' più velocemente, invece è andata merda. Non sei arrivato in tempo. Il diamante? Chi è che era stato arrestato per il diamante? Leo, il mio? Sì, mi sapevi, sì. Sì. Vediamo chi è. Hey, just tell him this is the deal. You either take it or no. Got it? يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر. انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول. Boris, com'è cosa? Ah, ok. Quello che ci ha fottuto. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey, it's not gonna happen. Okay. Harvey, I need to talk. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are... Not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes, price down or no deal. Okay, no deal. Cazzo, va proprio alle spicciole sto qua. Ok. Sì. Abbiamo avuto la conferma che il tizio lì, Harvey, è veramente una merda. Sì. Liberi come dei fringuelli. Vediamo cosa dobbiamo fare. Sicuramente adesso. I'm hungry. Me too. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Ok. Dobbiamo procurarci del cibo? Ci manca solo che ci dobbiamo mettere a cacciare adesso. Mi trasforma in un Far Cry. Un po' altino per saltare di qua, eh. Brutte esperienze con i salti. Beh, a livelli grafici. I pantaloni bagnati, Dani, hai visto? Mm? Hai visto che sono i pantaloni bagnati? Sì, non ci ho fatto caso. Comunque stavo guardando un po' il l'ambiente. Non è malaccio anche a livello grafico, eh? Abbastanza curato. No. Non male.
Vincent, per salirci sopra no, tutta sta fatica, no? È troppo complicato, ma... Wait, Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. C'è un fuoco acceso, qualcuno c'è per forza. Sì, infatti. Maybe there's something to eat there. All right. Cioè, sta ancora fumando. Tu c'è una mattina normale e c'è un per la maglietta del carcere. È quello che mi stavo domandando anch'io, però. You ever go camping, Vincent? Accendi il fuoco e prendete un pesce ciascuno. Nah, my uncle actually. And you liked it. Yeah. Spruzza? Who wants to sleep outside on the cold hard? Ah, te lo devo mandare verso di te, mi sa Dani. Ok, però. Cosa facciamo? Accendiamo prima il fuoco. Aspetta, io accendo il fuoco adesso. Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper. Fresh air, no one bugging you, creeping over a fire. It ain't all bad. Maybe not. Prova a accendere prima il fuoco, vediamo se. Well, that's the char with it. Accendo il fuoco è più semplice prendere il pesce. Ah, costruisce una fiocina, vedi? Sofia. Come Sofia? Con fiato. Sì, come? Non lo so. Col quadrato non ti dà niente? Sì, è sul quadrato. Però non me lo diceva. Adesso me lo dice. È in base a come... Come ti muovi con il visuale, c'è ragione. Matti, ti stai dicendo a due ore, devo trovare della legna ad ardere. Inutile che soffi. E stavo guardando. Che cazzo. E dove la trovo? Non lo so, Matti. Costruisci una fiocina. Ma te l'ho detto, vedrai che dobbiamo cacciare, porco. Due ore che soffiate. Era Moscelli, eccoli qua. L'ho trovato. No, ma ha lasciato la fiocina, ma vacca di cura. Prendite i ramoscelli che c'è la fiocina. Ero ancora lì a soffiare io, se non me lo dicevi. Andavo avanti per tutto il video. Ora penso che puoi soffiare, Matti. Sì, fatti un po' fatti una fiocina, sì. Mi sa che devi... Allora. Una fiocina. Almost there. Vabbè, intanto vedo se riesco a prendermi sto cazzo di pesce. Ah, bisogna entrarci. Fermo, allora. Tu vedi da una parte, io vado dall'altra, dai, almeno ci... Sono obbligati a uno dell'altro a venirci addosso. Ok, uno da me. Che bastardi, cambia direzione. Figli di buona. Guarda, ti sto mandando, eh. Sì, ti vedi? Sì. Preso. Preso anch'io, vai. Perfetto. La prima volta, ragazzi, che riusciamo a pescare qualcosa, perché abbiamo nella vita reale avuto brutte esperienze di pesca, quindi. Hai visto i pantaloni come rimangono bagnati? Sì. Si asciugano anche abbastanza rapidamente. Eh sì. E si mangia il pescato. Perfetto. Io comunque ero seduto dall'altra parte. Sì. That tasted like shit, man. Well, you know it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex.
fucking missing, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, no. Hear that? Che bastardi. Closing in, we gotta move. Niente, non sappiamo bene la storia di Leo. Vedete che poi alla fine è Leo quello che ha ucciso tuo fratello, come si chiama? Sai che ci stavo pensando, c'è qualcosa che magari si è collegato anche al discorso del diamante, molto probabile. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Oh, una casa. Da dove scendiamo? Di qua. Di qua. Vincent, see that house? Let's check it out. Non vederla è un po' un problema. No, dico anche non vederla è un po' un problema, è gigantesca. Dove è di qua? C'è una macchina là, un pick-up. Perfetto, è nostro. Dobbiamo passare di qua, Matti. Vincent, help me out here. Facciamo fuori prima i soldi. Ho visto fucile a pompa che c'è sul tavolo. Sto mica. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Allora, comunque, tanto per chiarire, l'atteggiamento di Leo si allinea perfetto col mio stile. Accoppiamo i vecchi e fottiamoli tutto. Cosa facciamo? Cosa scegliamo? Ma io direi di fare di seguire Vincent a sto giro, che dici? Dai, liberiamo i cavalli, dai. Sure, whatever, man, let's try it. Okay, un po', dai.
Facciamo una e una, dai. Sì, vedete sì. Che la prossima sarà quella peggiore di Leo. Di scelta. Ok, passiamo di qua. Liberiamo i polli invece. It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. Ma liberiamo davvero i polli? It could also be empty. Ma no. Ok. Yeah, I do. Hey, look up there. An opening. Maybe we can find some way to reach it. Un passaggio. Guarda, lascio un passaggio. Dove hai visto il passaggio? Eccolo lì. Dove? Non vedo. Questa finestrella qua. Come cazzo ci arriviamo? Allora. Andiamo a portarci qualcosa. Vediamo un po' se possiamo saltare questa staccionata. Prendiamo la mucca. Sì. La mettiamo sotto. Invece entrare di qua. No, di qua non c'è. Sorry about this. I can't help but thinking about a big juicy steak right now. Ok. Basta. Non la vuole Leo. Libera i cavalli. Allora, lì c'è un passaggio. Ma non so se c'è qualche sorta di scala o... Non è che riusciamo a farci niente, La scaletta no, 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 non ci dà altre opzioni. Allora, proviamo a passare di qua. Non c'è niente. Abbiamo lasciato qualcosa indietro. Non ci può, non ci fa uscire, però. No, quindi c'è qualcosa da far qua, dai. Sì. Eccola lì la scala, c'hanno due ciechi di merda, Matti, guarda lì. Dove è ciecati. È qua dall'albero. Sì. No, vedevo mica. Quindi non sono soltanto io, ragazzi, su gameplay che mi Dio perdo santo, dei dettagli. La mimetizzata con l'albero, la mimetizzata. Non lo so, secondo me chi sta seguendo l'ha vista tipo da mezz'ora. Ok. Oh. Più facile di quello che sembrava. That was easy. Now where are the horses? Le scale sono qua, guarda. C'è anche una betoniera. This might make enough noise to scare the horses. Allora, però aspetta, bisogna prima liberarli. Eh no, probabilmente spaccano tutto e scappano, vai. Dici? Vado. Ci sta. We should probably release the horses first. Prima dobbiamo liberare i cavalli, ma hai detto. Ok. Dobbiamo aprire i recinti. There are the horses. Let's release them. There you go, buddy. Let's release the others too. Of course. Freedom for all, right? Tanto apre la porta. Basta, non ce n'è altro. Allora vado su dalla betoniera. Vincent, let's open the barn doors first. Apri la porta del fienile, Matti. Devi aprire la porta. Aperta. Eh no, aperta. Ma perché non è partito? Get over here and help me. Vieni a darmi una mano, devi venire da me. Mi aveva dato, mi aveva... perché la stavo guardando, si vede. Ah, ok. Escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Quindi fucile, vestiti e pick up. See, I told you. Yeah, let's just hope these horses keep running. They will. Ok, cambiati e vai al furgone. Acceleriamo, Matti, vai. Qua c'è una porta. Mi sa che l'ingresso è dall'altro lato. No, è qua. No, è qua, è qua, qua. Ah, ok, dalla finestra proprio. Ah, è nel caso, questo qua è nel caso in cui dovevamo mandarli a nanna, probabilmente. Qua c'è la legna. Il divano. Nice. Vado su, Matti. Oh, cappello. My wife always says that I don't look good in hats.
Let's prove her wrong. Ma io volevo quello lì. Ok. Da 10. Io però l'orologio non l'ho pigliato, te lo dico già. Lo lascio lì proprio completamente. Ho preso un cappello da contadino, ma che cazzo? Fanculo. Hey Leo, there's a wardrobe. Oh, una cabina armadio c'è. Trovato? Yeah. Ok. Chiude anche la porta. Chiude. Eh beh, giustamente. Era in prigione sino all'altro giorno, nudo, a farsi le docce, chiude la porta. È giusto. Un po' di privacy. Ok, via. Sta a te. I've always found these kind of soothing. Con tanti in giro non ce n'è, prova a dare un po' un'occhiata a Matt. Cazzo, sì. Yeah, this will do. Oh, il fucile l'hai preso, beh. Aspetta un po', vediamo. My eyes are starting to look puffy. Io pensavo che c'erano dei medicinali, qualcosa. Direi che ci possiamo buttare dal furgone. Sì. Guarda un po', dobbiamo trovare le chiavi del furgone però, eh? Sì. Presumo. Let's see, do they have anything interesting? C'è un altro fucile qua appeso. I can't believe these were actually used in wars. I knew it. It's only decorative. Solo da decorazione. Buttiamoci dal furgone, Matti. Vediamo un attimo. Vorrei che tornassero qui. Furgone l'abbiamo visto venendo da qua, quindi è quel finire. Ok, ma io presumo che le chiavi siano attaccate al furgone. Sì, sono dei. Come minimo. Dei vecchietti così, da soli. Get over here and help me with this door. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing a wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Ok, dobbiamo cambiare la ruota. Ripara il furgone. Cerchiamo dove allora, qua c'è una barra, non so cosa. Però tanto prendo sta barra. E cerco la ruota. Questo qua c'ha betomiere dappertutto. Allora, di qua c'è il coso, appena trovi. Chiave a croce, Dan. Qua c'è la chiave a croce, eh. Ok, prendi la chiave. Ma manca la ruota. Cosa me ne faccio dalla chiave? Guardiamo anche se non sia fuori. Dall'altra parte del finire, ma. Ah, porta un po' la sbarra. Cosa ci devo fare? C'è scritto. Vedi un po' se si può agganciare lì qualcosa. Ma non credo. Ah, forse vado io dall'altro dall'altro lato, ok. Manda. Vado? Sì. Ah, la sbarra servirà per alzare il pick-up quando abbiamo messo sì, la sì. Ruota. Sì, ho visto dietro che c'è... C'era scritto vai. Solleva. Quindi... Mettiamo giù una ruota. Non mi piaceva. E giustamente senza cerchio. Non c'è cerchio. Sì, è vero. Ok. Ti immagini sul pick up. Pam, rotto. A piedi. Io la mi butto giù, Matti. Recuperite la sbarra. Ok. Prendi la chiave a croce che c'è sul bancone lì. Sì, metto. Penso posizioniamo la ruota. Dove cazzo è finita la ruota? This could probably lift the car. Ecco. Ready, Leo? Io avrei visto più una fuga coi cavalli, sarebbe stato un po' più. Anche io lo stavo pensando, lo sai. Prendo la chiave. We could use this to fasten a new tire. Perfetto. Ok, vai. Now we just need to screw in the studs. Prendo la barra. Perché non mi dà qua, prendi la barra. Ok.
Quindi una volta sollevato devi levare il ceppo da sotto. Ok, done. Now we need something to lift up to pick up to remove the support. A volte non mi dà il quadrato, non il so. Quadrato. Ok, perfetto. Andate. Great. The car has four wheels now. That's a good start. Vai te alla guida, Matti, avendo il fucile. Ci sta che. Tocca sparare. Mi sa. Intanto tu ti siederai dietro il sicuro, vedrai. Ecco qua. Ma perché cazzo? Non let go, did you let go? Whatever, let's go get it. Mi è mollata la presa, ma Dio santo. Ah, ripara il furgone ancora, quindi c'è qualcosa che non. La batteria. Possibile? No, la nafta come video. Ecco, visto, non c'è neanche nafta. This tank seems completely dry. No, qua non sembra aver problemi, però vediamo. Anche la batteria. Sono i cavi della batteria. Ma anche la batteria, quindi. Io vado a cercare. Try starting the car now. Matti dopo, dobbiamo mettere la benzina. L'ha detto lui da solo, Ecco qua, trovato un piccolo generatore. How handy. No, che cazzo dico, un tagliaerbe. Generatore. Vabbè, ci potrebbe essere la benzina. Sì, sì, l'ho preso, l'ho presa. Ok. Non serve niente. Goddamn cat. Ok, Matti, sto riempendo il serbatoio. Sto guardando se per caso hai preso da qui tu il tagliaerbe. Sì, no? Sì, dal tagliaerbe lì, sì. Ah, va. All right, the tank is full. What's next? Quindi adesso? Allora. It's connected. Try to start the car now. Oh shit. Perfetto. It actually worked, this piece of junk. Yeah, I told you so. You did, but still, I was in doubt. Sometimes you just gotta have a little faith in things, Leo. Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes. Aia. No, quello sta caricando, ma. It was a while ago. Sta caricando il fucile. Okay. Sì. Hurry up, please. Sì. Absolutely. Quanto li sta mettendo Daniele? Non lo so. Pare che colpi. Ah, la pistola, non il fucile. La pistola. Take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Niente da seccare il vecchio. Filthy scum. Da seccare il vecchio. Ma sì, per forza. Come on, let's go! A prescindere mi ha fatto guidare, perché te c'è fucile. Sì, era. No. C'è una mina di merda. Ok, vediamo un attimino, raga. Siamo fatti un altro bel video, un'altra bella sezione di gameplay. Vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante. Ok, direi di spararci questo ultimo inseguimento. Ultimo, vabbè, questo ultimo inseguimento del video comunque. Di uscirne fuori. Perché siamo nel vivo dell'azione. Ma devo ammazzarli o li devo far uscire fuori? Penso a ammazzare i danni perché mi stanno massacrando. Merda. Ok, una l'ho mandata fuori uso con me. Fottuti sbirri. Ok. Ma non ricarica, ma ricarica in automatico comunque. Merda, peccato. Eccoci. No. Vai, vai, Dani. Fanculo. Ok. Un altro. Ma testo merda. Ah, volevo mettere sotto l'omino. Si mette male? Perché? Ma. Aia. Fanculo.
c'ho il furgone ormai da anni. Ci sei ancora? Cazzo, non l'avevo visto, stavo guardando a te. Ancora, non mollano, Sparaci, sparaci, Dani, sparaci. No, devo spararci quando sono vicini perché fa poco effetto sto fucile. Un più insistente degli sbirri di GTA. Sì. Almeno quelli, cazzo. Comunque non li posso ammazzare, perché quest'ora qualcuno l'avrebbe già seccato. È un gioco contro la violenza sulle forze dell'ordine. Dai, porca. Diversi, una differenza appunto di GTA. Grande, Matteo, bello, bello slide. Andiamo un po' sullo stradato, mi sa che come andarci. Io lo vedo male il furgone comunque. Ti ho preso, Sta prendendo velocità il furgone, Sì, non è una bella cosa, Mattia, perché... Stavo per dire, i freni funzioneranno. Preso in pieno. Cazzo. Addio alle ruote. Ho usato poco il pick up, come al solito. Nel fiume. Fucile è andato. Sì. Ma io sono sotto, ok, stavo guardando sopra. Ah, la bacca, Dani. Che cazzo di ambiare? Non lo so. Momentaneamente ce l'abbiamo fatta di nuovo, ragazzi. Ok, piccolo video e ci salutiamo, raga. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. Ok ragazzi, direi di stopparci qua. È venuto un video un po' più lungo, però ci siamo fatti prendere un attimino la mano a questo giro. Comunque, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!